Ciao ragazzi, chi mi segue da tempo già conosce la mia passione per le storie che hanno a che fare con maledizioni e con il mistero in generale. Dopo aver parlato di statue, bambole e oggetti di tutti i tipi, oggi è arrivato il momento di parlare di libri. Sono senza dubbio strumenti importantissimi per il progresso della cultura, ma alcuni di essi sono stati oggetto di persecuzione per molti secoli a causa del loro contenuto misterioso o della credenza che fossero il ricettacolo di una forza oscura. Oggi, grazie anche alla collaborazione di Fuoco di Prometeo, vi farò conoscere quattro libri e manoscritti che sono stati considerati maledetti nella loro epoca e in quelle successive. Se alla fine del video volete conoscerne altri, vi invito a passare sul canale Fuoco di Prometeo, del quale vi lascio il link in descrizione. Ecco quindi quattro libri e manoscritti maledetti e misteriosi che esistono davvero. Viene considerato il libro più antico del mondo e quello che ne contiene tutti i segreti. La credenza popolare racconta che Thoth era al servizio di divinità oscure e durante la sua vita volle scrivere un libro che contenesse tutto il sapere in campo magico, medico e filosofico. Il manoscritto però venne associato ad eventi terribili. Si crede per esempio che il veleno mortale che uccise Ramses III sia stato confezionato a partire da formule contenute proprio in questo libro. Da quel momento si iniziò ad associarlo a moltissime altre disgrazie in Egitto, tanto da renderlo un libro proibito. Chiunque venisse scoperto con una copia veniva giustiziato. Questo fu il motivo per cui, in breve tempo, tutte le copie esistenti iniziarono a scomparire senza lasciare traccia. Venne scoperto a metà del XVII secolo, rinvenuto insieme ad una serie di altri papiri. Ancora oggi si crede che chiunque lo legga o voglia studiarlo dovrà affrontare il potere della sua maledizione. La sua terribile fauna nel corso dei secoli, come abbiamo detto, portò alla scomparsa di quasi tutte le copie disponibili. Forse anche a causa della credenza che ingerire parte di uno degli scritti di Thoth permettesse la conoscenza del sapere universale. Infine, esiste anche il mito che qualsiasi persona che lo abbia letto per intero sia stata assassinata o fu vittima di gravi incidenti. Potrebbe essere davvero un manoscritto maledetto? Il Grimorio del Papa Onorio è considerato dagli scrittori di occultismo come l'opera di magia nera più diabolica di tutti i tempi e la più odiata. Attraverso di esso, infatti, è possibile scoprire formule capaci di invocare i demoni. Esattamente come indica il suo titolo, il libro viene presentato come un'opera redatta da Papa Onorio III, un fatto che viene considerato falso dalla maggior parte degli studiosi cattolici, ma che non sembra del tutto improbabile, considerato che sul trono papale si sono succeduti personaggi di tutti i tipi, anche con intenzioni meno nobili rispetto al bene dei fedeli. A dire il vero, esistono altre opere esoteriche con lo stesso nome, ma con contenuti che si discostano dal grimorio originale. Si tratta di opere stampate nel corso del XIX secolo, con l'obiettivo di ingannare gli acquirenti, facendogli credere che stavano acquistando l'opera originale. Qual è quindi il vero contenuto del Grimorio d'Onorio? Ebbene, la caratteristica più notevole di quest'opera è quella di essere piena di formule tratte dalla tradizione dei riti cristiani. Per questo motivo sarebbe così tanto odiata. Nella sua introduzione si suggerisce come invocare gli spiriti, aggiungendo che i sacerdoti dovrebbero controllare i demoni, perché richiesto dalla loro disposizione apostolica. Subito dopo viene illustrato il rituale di Onorio, che contiene un'orazione cristiana, con la differenza che, dopo aver evocato Gesù Cristo e aver pronunciato il tradizionale Amen, si sacrifica un gallo nero. In seguito deve essere celebrata una messa in onore degli angeli, alla quale segue un ufficio dei defunti. Per ultimo, l'ufficiante deve sacrificare un agnello, intonare diversi salmi e recitare i 72 nomi di Dio, debitamente numerati, e procedere alla lettura di una parte del Vangelo di San Giovanni. Dopo questa serie di riti, si sarebbe in grado di evocare gli spiriti, affinché si sottomettano alla propria volontà. Un libro che forse non ha intenzioni del tutto maligne, ma che può essere considerato uno dei più misteriosi di tutti i tempi.
Alla fine del XIX secolo apparve in India un libro stravagante e difficile da capire, il libro di Zian. Ne era proprietario uno dei personaggi più discussi dell'epoca, Madame Blavatsky, che assicurava che il testo conteneva segreti terribili per la sua epoca. Blavatsky spiegò in una lettera i pericoli delle armi basate sull'energia atomica molto prima della loro presentazione ufficiale al mondo. Si crede che questo fatto sia dovuto proprio alla conoscenza della donna di questo libro, che rappresentava una sorta di arma profetica. Al suo ritorno da un viaggio a Londra, Blavatsky ricevette una lettera dicendo: «Se lei si ostina a parlare del libro di Zian, dovrà attenersi alle conseguenze». In seguito la donna confessò alla stampa che si pentiva di aver parlato di questo scritto. La credenza popolare attribuisce la redazione del libro ad esseri che abitarono nel nostro pianeta per milioni di anni, prima dell'esistenza dell'uomo moderno. Alcuni investigatori affermano che è composto da simboli e immagini che solo pochi eletti sono in grado di interpretare correttamente. Allo stesso tempo si crede che parli dell'esistenza di esseri intelligenti che occuparono la Terra più di 18 milioni di anni fa, prima della scomparsa di Atlantide. Si crede che una copia del libro originale si trovi nascosta nel monastero del Tibet, però nessuno è stato in grado di provare la sua esistenza. Le poche persone che l'hanno letto per intero si crede che siano impazzite o siano cadute vittime di terribili incubi. Anche questo un libro maledetto? Il Codex Ronxi è uno dei libri proibiti per eccellenza. Esattamente come l'enigmatico manoscritto di Voynich, il codice non è stato decifrato per completo. L'origine del Codex Ronxi è completamente sconosciuto. Nel 1838 fu donato da un nobile all'Accademia delle Scienze in Ungheria. Il suo nome deriva da quello della città di Ronx, che attualmente è conosciuta come Rechnitz e si trova in territorio austriaco. Anteriormente, nel 1885, il Codex Ronxi fu copiato e inviato a Bernard Hulk, un investigatore tedesco, che non fu in grado di decifrarne nemmeno una parola. Da quel momento, molti altri studiosi cercarono di decifrarne il segreto, ma senza successo, tanto da far pensare ad un inganno. Il Codex è composto da 448 pagine, ognuna delle quali contiene da 9 a 14 file di simboli. Sui margini sono presenti 87 disegni che illustrano scene di vita sociale, religiosa e militare. Stranamente, i disegni appuntano a una comunità multiculturale dove pagani, musulmani e cristiani vivono in perfetta armonia, così come i simboli che li identificano, la croce, la mezzaluna e il sole. Il linguaggio usato è così sconosciuto da rendere davvero difficile, se non impossibile, la sua traduzione. Solo con l'arrivo di Viorica Enachiuk, una filologa proveniente dalla Romania, si cercò nuovamente di venire a capo del mistero. Secondo la sua idea, il Codex narrava le vicende della guerra della città di Blacky contro i loro nemici, ma fu con l'arrivo di Mahesh Kumar Singh che il tutto assunse un aspetto più misterioso. Grazie alle sue conoscenze linguistiche, arrivò a capire che il testo del Codex era una variante della scrittura Brahmi, e riuscì a tradurre 24 pagine del manoscritto. In esse traspare una specie di Vangelo apocrifo che parla dell'infanzia di Gesù e di altri temi polemici. Il manoscritto completo è stato poi inviato all'università ungara con l'idea di trovare qualcuno che sia in grado di scoprire il procedimento per svelarne i segreti per completo. Saranno in grado di svelarne il mistero? Come potrete immaginare, questi sono solo alcuni dei testi misteriosi di cui si potrebbe parlare. Ce ne sono moltissimi altri che ci sono pervenuti nel corso della storia, alcuni antichi e altri più recenti. Che io torni a parlare di questo argomento, però, dipende solo da voi. Se il video vi è piaciuto e volete che vi parli di altri libri come questi in futuro, fatemelo sapere in un commento. Se poi volete che parli di un libro in particolare di cui avete sentito parlare, potete suggerirmelo sulla mia pagina Facebook, su Instagram oppure direttamente qui sotto. Prima di finire, ringrazio ancora una volta Fuoco di Prometeo per la collaborazione. Se volete scoprire altri libri misteriosi e maledetti, andate sul suo canale ora e troverete il video della mia collaborazione con lui. Chiaramente, non dimenticatevi di iscrivervi.
Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.